Ciao, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi è un video un po' improvvisato perché non era in programma di registrare. Infatti, si può notare dal correttore che è andato a farsi benedire e dalla leggera lucidità, ma sono appena rientrata a casa. Ho visto questo pacchetto e ho detto wow! E quindi lo registro subito perché sennò non so quando mi ritrucco e sono quasi presentabile. Ecco, dunque, incredibile ma vero, Astra Makeup mi ha mandato alcuni prodottini. Ho dovuto aprire la confezione perché c'era l'etichetta con i miei dati, però non ho ancora aperto, swatchato niente e lo vedete anche voi. Dunque, Astra Makeup, io non la conoscevo, ne ho sentito parlare, ogni tanto vedo pubblicità sulle riviste, ma so che ha prodotti di low cost, quindi fascia bassa, tipo Essence, Catrice, e sinceramente ho provato non lo conoscevo, non è vero che non lo conoscevo. Ho trovato in omaggio da qualche parte un prodotto e ho provato quello e mi è sembrato anche abbastanza valido, però ho visto che si acquista online sul loro sito ufficiale, che vi lascio qui nell'info box. Non ho codici, mi dispiace, però ho visto che, e questo l'avevo visto tempo fa, è in vendita anche in una profumeria online. Non mi ricordo quale. Vado a vedere. Ho controllato, è la profumeria Sabbioni che vende online anche quello. Magari vi lascio il link qui sotto nell'info box anche di quello. E andiamo a scoprire che cosa mi hanno mandato, soprattutto perché io ancora non l'ho guardato. Ma ci sono tante cosine, le tiriamo fuori tutte. Speriamo che non ci sia niente che si rompe o di rotto. Ok, allora la prima. Sacchetto vuoto. La prima che mi capita in mano così. Soft Matte Foundation, fondotinta, effetto opaco naturale, 16 ore. No cake effect e non effetto. Ah, già che in italiano! Non ero abituata a leggere l'italiano, scusate! Modulabile, levigante, no effetto maschera, ci piace. Numero 02, Made in Italy. No, questo non lo sapevo. Controlleremo se anche gli altri sono Made in Italy. Sapete che è una cosa che non sapevo? E basta, i prezzi non li so. Eh sì, perché è fatto dal Giuffra SRL via Vittorio Veneto Todi Italia, quindi astramakeup.com è un marchio italiano. O ci piace ancora di più questo. E abbiamo detto che lo 02 non ho i prezzi. Quei prezzi non lo so, però potere dell'editing, andrò a vederli online e mentre edito il video, oltre a farvi vedere i prodotti, vi scriverò qui sotto anche il prezzo per vedere se sono davvero low cost. Allora, il primo è questo. Ci piace il fatto che sia un soft matte, quindi opaco naturale, non è super opacizzante, ma con la mia pelle mista è perfetto. Abbiamo detto che lo 02. Oh, ragazze, è proprio sigillato, è meglio dell'Essence a questo punto, però io lo apro perché voglio vedere il colore. Vediamo, sembra abbastanza. Cremoso, diciamo che ne è uscito tanto. Però adesso sto qui un attimino con voi. Guardate. È appena più chiaro. Appena più chiaro della mia carnagione. Però adesso lo stendiamo bene così. Intanto adesso apro magari dei prodotti che non voglio swatchare sulle mani e vediamo anche se ossida. Curiosità. Altri prodotti che magari non swatcho sulle mani, e qui l'ho visto subito. Mascara, questo è l'Insta Curl mascara più volume più incurvatura più tutto. Ultra curling, voglio vedere se è un Made in Italy anche questo. Sì, è un 10 ml, questo qui. L'applicatore è fatto così, quindi ci piace. Scusate. No, non profuma, perché ultimamente ho trovato dei mascara anche costosi, Urban Decay ad esempio, che profumano, una cosa che non è. Invece il fondotinta sa di.
Sembra una crema. Comunque, ragazzi, è completamente opaco. Cioè, si è asciugato. Una volta asciugato, sì, appena più leggera, più chiara della mia carnagione. Perché vedete lo stacco qui. È appena più chiaro. Però ci piace ed è davvero opaco. Andiamo avanti perché sono super, super curiosa. E questo. Astrassi, velvet skin, polvere di riso. Wow! Skin loss power, 10 grammi. Stavo leggendo ingredienti, talco, magnesio, carbonato. Oh, tanti ingredienti per essere una polvere di riso, ma noi l'apriamo e vediamo. Tanto ha il puff. Voglio riuscire. Vado piano perché se mi parte, vediamo le nuvole di polvere. Ci piace. Beh, io amo le polveri libere. Non sbianca più di tanto, quindi questo sicuramente provo anche lei, perché no? Anche perché le polveri libere mi piacciono. Questa è una polvere di riso. Quindi super opacizzante e ci piace. Adesso, ultimi due prodottini, restiamo sempre sul viso e ho visto questo Geisha Brown Micro Precision Pencil Micro Branding, effetto Micro Branding, Fill the Fin. Ok, una matita per sopracciglia e la quantità. Sapete che non dice quanto è grande? Made in Italy. Non lo dice. Comunque è una matita per sopracciglia, questa qua. Nel colore magari questo c'è scritto 03 brown, ok? Dove da una parte ha non, dico, non lo scovolino, il pettinino, e dall'altra vediamo la mina. Piccina. È proprio precisa. Adesso la tiriamo un po' dentro perché sennò si rompe e la proviamo. Allora, è una mina dura, ma scorre bene. E anche questa cosa ci piace. Ok, ultimo prodotto. E questo è un liquid lipstick no transfer long lasting full coverage, ci piace tantissimo già per questo colore, texture cremosa, colore intenso, 14, numero 14, il colore, ah sì, c'è scritto sopra Gypsy 14, il prodotto è questo. La quantità, c'è scritta la quantità, perché se vi scrivo sotto il prezzo sarebbe bello vedere anche la quantità, ma sapete che non c'è scritta. Ok, no, non c'è scritta, ma noi andiamo a vedere come si presenta. Wow! Proviamo a metterlo sopra il mio rossetto. Non è malvagio. Allora, diciamo che è sopra un altro rossetto che è su da qualche ora, quindi l'effetto è. Però sento che già si secca. Profumo gradevole e adesso il fatto è che qui ne ho messo tanto, quindi volevo vedere quando si asciugava, ma ne ho messo davvero tanto, quindi magari proviamo a fare uno strato più sottile in un'altra parte, tipo qui. Ecco. Perché sulle labbra ci mettiamo uno strato tipo questo.
Qui non ero preparata. Qui adesso guardiamo se questa parte qui si asciuga in quanto comunque sul labbra. Mai mettere il rossetto con una telecamera, ma metterlo con uno specchio. Beh, sulle labbra. È asciutto. Sento ancora un po' appiccicosino, ma è asciutto. Allora, intanto vi parlo un attimo perché sennò il video diventa troppo lungo e poi dopo cosa me ne parlo? Non ho provato niente e poi dopo intanto vediamo se si asciuga lui. Allora, ho apprezzato tanto che mi abbiano mandato una tipologia di prodotti per fare un full face senza però stare ad esagerare, perché non sapendo i miei colori oppure che tipo di prodotti preferisco, ed è, mi piace che non abbiano mandato palette, che ad esempio quello delle palette, io vado su Nude, ma loro non lo possono sapere se non guardano tutti i miei video, quindi magari palette colorate non mi sarebbero piaciute più di tanto, oppure che abbiano mandato smalti perché so che ce li hanno, che ad esempio a me non piacciono, cioè difficile, e quindi ho apprezzato perché c'è un fondotinta soft matte. Quindi non è luminoso, ma non è neanche quello opaco. È una texture che può andare bene per tutti. Ed è lo 02, quindi immagino che ci sia un più chiaro e un più scuro. Hanno detto col 2 si va in sicuro. La polvere di riso, apprezzo molto anche questo, anche perché è una cipria e quindi ci sta. Ho visto che non ci sono correttori e credo che sia una buona scelta perché il correttore, anche se sta cosa, o si conosce il gusto e il tipo di occhiaia, le discromie di una persona, oppure è difficile trovare il correttore adatto che possa piacere. Matita per sopracciglia che serve sempre, anche questa nel colore brown, beh, sì, direi che ci hanno preso. Mascara incurvante, volume più incurvatura, e direi che ci sta assolutamente da provare. E poi un rossetto liquido no transfer, che credo che siano i migliori, soprattutto in questo periodo con la mascherina, che siano i migliori da usare. E nello stesso tempo. Ah, c'è scritto Astra Hypnotize. Nello stesso tempo è un colore che si adatta un po' a tutte. Ora voglio vedere. No, vabbè, ma si è asciugato davvero. Si è asciugato. Wow, questo ancora no, però è davvero uno transfer. E poi è inutile, il tipo di rossetto è migliore per questo periodo. Se vogliamo indossarlo di giorno, abbiamo sempre la mascherina, quindi sennò macchieremmo tutto. Già lo macchiamo con la base viso, quindi non ne andiamo oltre. Se però lo vogliamo più lucido, basta applicare sopra un gloss, un burro cacao. Quindi la trovo davvero una valida scelta di prodotti da inviare per un test. Ci piace. Io intanto ringrazio il marchio. Nell'editing vi lascerò ed è tutti i prezzi, così potete anche vedere voi dato il link ve lo metto. Poi anche i prezzi, così potete tranquillamente vedere anche voi quanto possono costare. Fatemi sapere se conoscevate già questi prodotti, questo marchio, se li usavate, se consigliate qualcos'altro, oppure se aspettate la mia recensione, ed è che adesso li metterò sotto test, per sapere se sono validi. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Sono qui, ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale, solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!